La Superlega si prepara a partire nel 2025, ecco come sarà il format, perché comunque A22, che è la società, no, che detiene, cioè, i diritti, se così vogliamo chiamarli, che cura Superlega, gli interessi, sì, esatto, ha le idee molto chiare da questo punto di vista e va avanti. Sì, al momento nella Superlega ci sono 3 club, ecco, tra l'altro di cui uno voleva uscirne, che era la Juventus, ma Barcellona e Real Madrid non ne hanno voluto sentire e quindi hanno detto: cari amici juventini, state pure dentro che prima o poi si partirà. È un'indiscrezione la partenza nel 2025, non c'è un virgolettato di Rijkaard, che è l'amministratore delegato di A22, la società che citavamo prima. È un'indiscrezione che arriva da AS. Allora, essendo un... adesso provo a fare l'avvocato del diavolo, ma proviamo a imbastire un discorso. Essendo un quotidiano spagnolo, tra l'altro molto vicino a Florentino Perez, sì. Allora è o molto informato, che è probabile, o vuole mettere fretta, perché magari ci sono dei club, perché sappiamo che dopo la sentenza di dicembre scorso dalla Corte di Giustizia Europea, che ha accusato, ha riconosciuto un monopolio di FIFA e UEFA, alcuni club si sono avvicinati a Rijkaard e in generale alla Superlega perché sanno di non essere puniti, perché addirittura c'erano delle norme, tra l'altro anche in FIGC, che punivano i club anche solo che provavano a organizzare una competizione non riconosciuta da FIFA e UEFA. Ecco, tirata via quella postilla, che era tra l'altro contro il regolamento europeo, sì. I club, ovviamente, come tutti i soggetti interessati ad avere ricavi maggiori, comunque valutano tutte le possibilità e i colloqui sono continuati. Adesso non sappiamo esattamente quali sono i club, perché non è stato detto, e Rijkaard ovviamente non lo può svelare se non è il club stesso a dirlo, che sennò lì inizierebbero anche guai legali per, certo, A22, e non è proprio il caso. Sembra un'autostrada, fra l'altro. Esattamente. E non è semplice come situazione, perché sono comunque contatti che avvengono un po' anche come in sede di calciomercato. Ci sono tantissimi nomi che vengono valutati dalle società, alcuni escono e alcuni no. Magari quelli che escono non sono neanche veri. Quindi anche qui bisogna stare attenti, ed è forse ovviamente anche più importante, perché stiamo parlando di club sul mercato, tra l'altro alcuni anche con quotazioni in borsa, quindi con azionisti e con interessi molto vasti. Però è secondo me è una bella accelerata, perché poi Rijkaard, e questo lo annuncia lui a Kicker, rivista tedesca, ha confermato il format di quello che dovrebbe essere il nuovo torneo. Usiamo sempre il condizionale, perché fino a quando non parte, cioè proprio la prima partita della Superlega, è sempre meglio stare cauti, perché era partita a un certo punto, ma è stata fermata nel 24-48 ore. E il format è il format a campionato, con diviso in 3 leghe, dove possiamo dire che i club più importanti sono già iscritti alla Lega, chiamiamola A, sì, con anche un occhio agli ultimi campionati. Però è veramente un regolamento che è uscito nel dettaglio, ma non è mai stato confermato da A22 o comunque dalla Superlega, perché veramente stiamo parlando non del nulla, perché non è neanche giusto a definirlo così. Però è, fino a quando non c'è niente di, certo, col nome delle squadre, è veramente complicato parlarne anche. E allora parliamo. Prego, scusami. No, è praticamente con dei playoff, poi tipo sì, Nations League, però non sì, sarebbero sì, a gironi, ma campionato ovviamente con tante squadre coinvolte, perché il format nuovo della Champions League, e quei Rijkaard non usa nessun mezzo termine, anzi va dritto, è per lui almeno noioso. E vabbè, qua insomma, poi ognuno ha la sua delle parti. Ognuno ha la sua opinione. È vero che vedere magari Borussia Dortmund, Celtic che finisce 7-1, o Bayern Monaco e Dinamo Zagreb per la prima giornata non è il massimo come spot, ma però è lo sport. Poi nella seconda giornata c'è Lille che vince in casa con il Real Madrid campione in carica, appunto, quindi è ovvio, non possiamo neanche programmarle le partite di anche Manchester City Inter, bella partita combattuta ma è finita 0-0, sì, sì, quindi chiaro, magari lo spettatore neutrale dice che noiosa, che Manchester City Inter dovrebbe essere un manifesto del calcio moderno con due dei più importanti club europei, invece è finita 0-0. Ecco, dipende sempre cosa concepiamo noi per bello atteso alla partita, però sì, sì,
non è neanche semplice definirlo. Per me può essere bella anche una partita che finisce 0-0, certo, se le due squadre mettono in pratica un calcio non moderno ma comunque offensivo. E poi il gol è il dettaglio. È vero che si vince coi gol, però la partita perfetta, la partita perfetta finisce 0-0, esatto, perché se si segna è merito degli attaccanti, ma vuol dire che qualcuno in difesa ha sbagliato. È vero, è vero. Senti, parliamo allora, Luca, prima di salutarci, di qualcosa di più concreto che emerge dalle parole dell'amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha parlato in una lunghissima e bellissima intervista a Calcio e Finanza sabato. L'abbiamo letta più volte ovviamente nel corso del weekend, però non ci eravamo sentiti, allora approfitto della tua presenza quest'oggi anche per cercare di fare il punto, meglio una sintesi. Quali sono secondo te i passaggi più importanti e più interessanti di questa intervista? Visto che avevamo parlato di sicurezza all'inizio con Italia e Israele, Luigi De Siervo, insieme a tutti i club e al garante della privacy, sta, come Lega Serie A ovviamente, non è una iniziativa comune, sta portando avanti il cosiddetto riconoscimento facciale. Praticamente quando si entra allo stadio, e sappiamo tutti come si entra allo stadio col biglietto nominale, certo, ai tornelli, ci sarà una telecamera che identifica, che abbina il viso al nominativo, al posto che ho comprato, che si è comprato per entrare allo stadio, ed eventualmente è più facile poi individuare i nomi dei responsabili di quelle persone che scambiano lo stadio come terreno franco dove si possono fare cose che per strada sarebbero punite. E mentre si pensa che allo stadio sia tutto concesso, non è così, è bene ribadirlo, ma c'è qualcuno che se ne dimentica. Questo è uno dei primi punti. Poi, e ovviamente poi si va anche alla cronaca, cioè alle infiltrazioni malavitose nelle curve. Si era parlato di Juve, adesso c'è Inter e Milan, certo, con tra l'altro una problematica di tutela verso le società, cioè non rendere questi club ricattabili da soggetti che sono tutto tranne che tifosi, e lo si evince dalle intercettazioni, si dice chiaramente, più di un esponente che adesso è in carcere o comunque è stato gli arresti domiciliari. A me del calcio non frega niente, tra l'altro usando altri termini, non questi, ma è un business e noi dobbiamo guadagnare tanto. Ecco, questa roba qua, oltre a essere reato perché arriva da fonti illecite, col calcio e con lo sport in generale non c'entra nulla.